Amici e amiche di DNA Rossonero TV, un caro saluto da Mimmo. Come vedete la location è un po' particolare, ma ci tenevo a registrare questo messaggio il prima possibile perché volevo farvi tanti tanti cari auguri per uno splendido Natale e chiaramente per un anno nuovo che sia ricco di soddisfazioni non solo nel calcio ma anche vostre personali. L'anno calcistico che se ne va non è stato forse tra quelli che ricorderemo con maggior affetto, però noi continuiamo a tifare Milan e lo faremo sempre, e ovviamente con la speranza di poterci togliere anche qualche soddisfazione il prossimo anno. Io vi saluto e vi lascio agli auguri di tutta la truppa di DNA Rossonero TV. Ciao! Cari amici del Milan e di DNA Rossonero, anche quest'anno sta per giungere a termine. Purtroppo il nostro Milan ultimamente non ci sta dando tutte queste grandi soddisfazioni, però la nostra fede è sempre intatta. È l'occasione giusta anche per farci gli auguri e augurare a voi, soprattutto, che ci seguite con passione, dedizione e che amate la nostra squadra, ma amate anche il nostro canale, di passare un sereno Natale e un bellissimo anno 2024. E speriamo tutti di passare un bellissimo anno 2024 e che lo passi la nostra squadra del cuore. Sempre forza Milan e auguri a tutti. Ciao. Amici di DNA Rossonero, volevo salutarvi, ringraziarvi per la vostra continua partecipazione che ormai è di lunga data, sono quasi 2 anni che forse più che ci troviamo sul canale di DNA Rossonero TV a fare le nostre dirette, a fare i nostri prepartita. Noi tutti opinionisti ci divertiamo molto a parlare del Milan, di questa nostra passione. E quindi io per primo vi ringrazio perché è la vostra partecipazione, è il vostro farci sentire la vicinanza e la passione condivisa che fa in modo che noi facciamo tutte queste cose e le facciamo con grande divertimento. In particolare però, in vista l'occasione, volevo augurare a voi e alle vostre famiglie un Natale sereno e un anno nuovo veramente prospero e pieno di tante belle soddisfazioni, anche rossonere. Ciao, buon Natale a tutti. Cari amici di DNA Rossonero, i nostri fedeli iscritti, abbonati e visitatori, desidero di inviarmi i miei sinceri auguri per un buon Natale e felice anno nuovo da parte mia e da parte dei miei altri colleghi, i nostri moderatori, Sara, Lucia, Alberto e Antonio, anche a voi, cari moderatori, buon Natale da parte mia. E come ben sapete, io sono il primo abbonato di questo canale e mi ricordo un anno fa praticamente c'erano solo una centinaia di iscritti e solo qualche mese dopo il nostro presidente Mimmo è uscito con un video di ringraziamento per il raggiungimento di 1000 iscritti. Guardate che strada che ha fatto questo canale, oggi siamo a 7380, poi sicuramente magari qualcuno in più ci sarà. Una crescita esponenziale meravigliosa di questo canale che si merita tutto il nostro rispetto, affetto e simpatia. E abbiamo anche, tra l'altro, ascoltatori da tutto il mondo, dalla Spagna, dagli Stati Uniti, da Israele. E volevo fare anche mandare un augurio particolare anche al nostro staff, che rappresentano, diciamo, la ciliegina sulla torta di questo canale.
che sono quindi da Mimmo, parlo di Mimmo, Gianico, Paolo, Ruggero e Giovanni, grazie per la vostra inesauribile passione, competenza e creatività, e auguriamoci che tutti insieme possiamo contribuire sempre di più alla crescita di questo canale. Sì, ci abbiamo un po' di tristezza per la situazione del Milan, ma ce l'auguriamo che la società sappia dare una svolta e fare delle scelte giuste per portare il Milan ai livelli che noi ci aspettiamo che se lo merita. Un abbraccio a tutti, un felice e buon Natale a tutti e un caro saluto. Ciao. Amici e amiche di DNA Rossonero, un caro saluto. Un saluto, spero di trovarvi tutti bene, a differenza dei nostri giocatori che continuano a infortunarsi. Vi auguro buone feste e vi auguro un anno di vita molto bello, il prossimo, il 2024, ma anche un anno calcistico del nostro Milan migliore. Il 2023 è stato un anno davvero brutto, almeno secondo me davvero brutto, a cominciare da gennaio, che è stato un mese orribile. Facciamo perdere tutti i derby, le cose, tutto. Un anno brutto con un mese terribile di gennaio. Ecco, a gennaio abbiamo la possibilità di fare meglio, di partire subito meglio, anche se avremo fuori un sacco di giocatori, da Bennacer in Coppa d'Africa, forse Adli, i nostri infortunati, tutti, il Ciao, Kalulu, Pobega, madonna, tantissimi. Comunque, vi auguro veramente un buon periodo natalizio, Capodanno alla grande, e poi tutti in campo a vedere il nostro grande Milan. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti alla puntata di Il Calcio Secondo Giovanni. Anzi, no, mi sono sbagliato, scusatemi. Sono qui, a parte gli scherzi, per farvi gli auguri di un buon Natale e di un buon anno da parte mia. Vi ringrazio per continuare a darci una fiducia che sta aumentando sempre di più giorno per giorno. Siamo quasi a 7.500 iscritti, quindi grazie. Gli auguri di un buon Natale sereno, di un Natale felice e di un anno che sia migliore di quello passato per tutti voi e anche per il Milan, che non sarebbe male. Ciao a tutti, buon Natale, buon anno ancora da Giovanni. Non potevo dimenticarmi, tanti auguri agli amici di DNA Rossonero TV, a tutti gli iscritti, che sia per tutti voi e per i vostri cari un bel Natale e soprattutto, insomma, pensando anche all'anno nuovo, che possa essere un anno nuovo migliore di quello che sta per concludersi. Ancora un abbraccio a tutti voi dello staff, agli iscritti e viva il Milan. Buon Natale, un Natale rossonero. Cari amici di DNA Rossonero TV, caro Mimmo, Paolo, Giovanni, Giannico e Ruggero, un abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie, ovviamente a tutti i followers di questo bellissimo gruppo. Che Dio vi benedica, che passiate un felice Natale e che il 2024 sia ricco di soddisfazioni. Un abbraccio, un bacio, a presto, ciao. Ciao a tutti, buon Natale. E come dice Vasco, già, anche quest'anno siamo ancora qua, già. Non è un'annata come ci aspettavamo noi milanisti, dopo un mercato roboante e degli acquisti di spessore. I tanti infortuni, i limiti di questo allenatore che ormai, purtroppo, le mie parole profetiche di gennaio si sono avverate, non ci stanno facendo godere come dovremmo e come ci meriteremmo noi milanisti. Anzi, la società e lo staff tecnico non sono, secondo me, all'altezza del momento e della maglia del Milan. Ma non voglio fare ulteriormente polemiche, perché voglio sostenere il Milan anche in questo momento di difficoltà, perché comunque il cuore al cuore non si comanda e l'amore per il Milan per me è inossidabile. Siamo un altro anno qui come DNA Rossonero TV, grazie soprattutto a voi, al vostro impegno, alle vostre sopportazioni nei nostri confronti, perché a volte siamo litigiosi, però sempre col sorriso e sempre cerchiamo di divertirci. Speriamo che l'anno 2024 sia finalmente un anno buono per il nostro Milan, che ritorni almeno ai fasti di un paio d'anni fa, perché ce lo meritiamo per il cuore, l'amore, l'affetto che noi tifosi ci mettiamo,
ma anche l'impegno che ci mettiamo noi del canale di DNA Rosso Nero per cercare di alleviare le vostre giornate e di farvi divertire. Un caloroso e grandissimo augurio di Buon Natale a tutti quanti. Grazie per seguirci e ci sentiremo presto, speriamo, con bellissime notizie e finalmente con un Milan che tornerà vincente. Buon Natale a tutti, grazie, ciao.